amici, ben ritrovati a Sfida Vincente. Da poche settimane è iniziato il nuovo anno, l'anno 2016, e quest'anno avremo davvero dei grandi imprenditori e delle bravissime start-up che ci faranno compagnia. Questa sera qui con noi una start-up molto innovativa che si chiama WOMS, poi ci spiegherà appunto il significato di questo nome, forse anche un po' difficile da pronunciare, e abbiamo qui con noi Alessandro Zanet, che è il cofondatore e presidente di questa start-up molto innovativa, che ci permetterà di vendere e comprare gli oggetti sia usati che nuovi a prezzi molto convenienti mediante la nostra rubrica telefonica. Ciao Alessandro. Ciao Alessia. Ciao, ben arrivato, grazie per aver accettato il nostro invito. A te. Senti, ma che cos'è WOMS? Allora, WOMS è un'app per cellulari, per smartphone, che permette di comprare e vendere oggetti, come dicevi te, non utilizzando una registrazione, non utilizzando delle password, degli account di Facebook, eccetera, ma molto più semplicemente usando la rubrica telefonica. Questo significa che quando tu pubblichi un annuncio, questo annuncio viene visto dai tuoi contatti telefonici, i quali, se vogliono, possono diffonderlo ai loro contatti telefonici, e via così. Quindi c'è un concetto di passaparola per diffondere la visibilità dell'annuncio, e questo passaparola però rimane sempre all'interno di persone che si conoscono una con le altre. È una cosa molto importante, perché abbiamo condotto degli studi e abbiamo visto che l'87% degli utenti che acquistano degli oggetti sono portati ad acquistare un oggetto se gli è stato consigliato da un proprio conoscente. Quindi a questo punto possiamo tornare al significato di WOMS. Esattamente. WOMS è un acronimo che significa Word of Mouth Sales, tradotto in italiano vendite per passaparola. Quindi diciamo un modo alternativo per vendere, no? Quindi nonostante sia sulla piattaforma internet, è sicuramente un modo così che funziona molto bene, mi pare, no? Esatto. Infatti, utilizzando la rubrica telefonica, che è una rete molto personale alla fin fine, una rete che una persona si costruisce col passare del tempo, ed è costituita da contatti personali molto, molto ben conosciuti, eccetera. A questo abbiamo aggiunto il passaparola, che non lascia la visibilità dell'annuncio solamente all'interno della rubrica, che sarebbe un po' riduttivo, ma permette il rimbalzo di questa visibilità, mantenendo però sempre questa catena di conoscenza e quindi di fiducia reciproca fra gli utenti. Allora, facciamo un esempio: se io dovessi vendere per esempio questa cartellina, non la venderei mai assolutamente perché è la cartellina di Sfida Vincente, ma se dovessi venderla operativamente, come dovrei fare? Cioè dovrei andare sul sito e fare che cosa? Allora, esattamente così, puoi andare sul nostro sito, che è www.mywoms.com. Da lì scaricare l'app, che è gratuita. Appena scaricata l'app ti viene chiesto di inserire un numero telefonico, ricevi un codice via SMS per essere sicura che sia veramente tu l'utente. Dopodiché puoi cominciare subito a vedere cosa hanno messo in vendita i tuoi contatti telefonici, e tu puoi subito iniziare a vendere i tuoi oggetti semplicemente facendo una foto, inserendo un prezzo e inserendo una brevissima descrizione. Quindi anche molto veloce, no? Quindi... Sì, decisamente sì. Abbiamo deciso di non mettere parametri, troppi dati da inserire, per permettere proprio agli utenti di essere veloci sia nell'inserimento ma poi anche nella manutenzione dei loro annunci. Certo, quindi pratico, veloce, ma soprattutto molto molto utile. Però facciamo un attimino un passo indietro. Questa credo che sia la domanda assolutamente che a me, insomma, il pubblico in studio, che come sapete ogni settimana è qui con noi e ci dà una mano per fare le domande ai nostri pregiatissimi ospiti, è questa: ma come nasce questa idea? Allora, l'idea è nata da me un anno e mezzo fa, proprio da dei casi reali. Quindi è capitato a me di vendere degli oggetti e poi rientrare in ufficio e scoprire che il mio collega stava cercando esattamente l'oggetto che ho appena venduto, piuttosto che il viceversa. E quindi mi sono detto: in che modo io riesco a entrare a conoscenza di che cosa vendono, che cosa cercano i miei contatti più intimi, in modo semplice e veloce, senza dover costruire dei siti, senza dover mandare delle mail, senza dover fare delle telefonate, eccetera, eccetera. E quindi mi sono detto: ma in realtà io ho un cellulare sempre con me, e quindi perché non usare la rubrica telefonica?
Quindi, come vedi, insomma, molte volte, poi noi lo diciamo spesso, a sfida vincente le idee migliori, le start-up migliori nascono davvero sempre da un'esigenza molto pratica, no? Magari da un problema. Io ho questo tipo di problema, mi ingegno, cerco di capire come posso fare per risolverlo e tac, nasce questa bellissima start-up. Ma senti Alessandro, ti ha aiutato qualcuno? Allora, assolutamente sì. Apprezziamo la sincerità. Assolutamente sì. Il giorno dopo di aver avuto l'idea, ho chiamato il mio amico Andrea, mio amico di lunghissima data e socio di WOMS. Ne abbiamo parlato, abbiamo discusso, abbiamo fatto delle indagini di mercato per capire se già non esistesse qualcosa del genere. Non abbiamo trovato nulla che facesse queste attività in questo modo. Concorrenti ovviamente ce ne sono, ma affrontano il problema in maniera diversa. Poi magari l'analizziamo un po', certo, meglio la concorrenza, perché, esatto, è sempre qualcosa di molto interessante. Interessante. E quindi ci siamo decisi a provarci. Beh, insomma, devo dire che, insomma, da allora quanto tempo è passato? Allora, dicevo, l'idea è nata un anno e mezzo fa. E solo recentemente, assieme ad Andrea, abbiamo partecipato a degli eventi, abbiamo trovato degli investitori che quindi ci hanno aiutato da un punto di vista anche finanziario. Cosa non facile, no? Voglio dire, perché abbiamo, devo dire, intervistato molte start-up lo scorso anno e non tutte, insomma, sono riuscite in tempi così brevi a trovare subito un investitore, anche perché il fondo di investimento, piuttosto che il business angel, no? Che magari investe per una cifra più piccola, prima di investire deve capire che effettivamente deve essere sicuro che non ci sia troppo rischio, no? Perché poi questa, certo, è la cosa che gli start-up si sentono dire: che potenziale di rischio ha la tua impresa e la tua start-up? Quindi questo significa che WOMS sicuramente ha un valore aggiunto in più, no? Perché in così poco tempo non è male. Esatto, questi due business angel che sono diventati soci si sono letteralmente innamorati dell'idea e oltre ad un apporto finanziario che era assolutamente vitale, altrettanto vitale è stato l'apporto proprio di confronto e di analisi dei mercati e di discussioni interne, eccetera, eccetera. Quindi sono stati utili veramente per la fondazione dell'SRL, che tra l'altro è un'SRL innovativa, ma poi anche SRL innovativa, quindi? Quindi significa essere, oltre a una SRL normale, quindi registrata in Camera di Commercio, nel registro delle imprese, è anche registrato in un apposito registro e fruisce di tutta una serie di benefici, sia fiscali che non, dedicati appunto a delle aziende che hanno dei particolari parametri. Ecco, questo è molto interessante per il nostro pubblico giovane, no? Che è molto e che ci segue da casa, sapere che ovviamente ci può essere anche una strada di questo tipo che può dare ulteriori vantaggi, no? Se uno ha una bella idea e vuole concretizzarla sostanzialmente. Esatto. Senti Alessandro, in che modo pubblicizzate la vostra impresa? Allora, finora abbiamo fatto tutto da soli, nel senso che abbiamo partecipato a degli eventi, per esempio siamo stati selezionati per partecipare gratuitamente a due edizioni di SMAU lo scorso anno. Che è questo evento molto innovativo, no? Esatto, esatto. Quindi sia all'edizione di aprile a Torino e poi l'edizione di ottobre a Milano, sicuramente con un respiro più ampio. Certo. Qua stiamo vedendo appunto delle foto mentre... Esatto. Qua sei tu, no, a SMAU? Siamo io e Andrea e la foto precedente è proprio la foto che c'è nell'home page di SMAU, quindi siamo sulla siete addirittura sull'home page. Sì. Beh, insomma, nulla avviene per caso, no? Diciamo sempre, quindi significa che, insomma, avete trovato il fondo in poco tempo, siete sull'home page di una delle fiere più innovative a livello nazionale, quindi siete sicuramente bravi su questo, insomma. Ci crediamo. Ci credete, sì. Noi diciamo sempre che crederci, insomma, è il punto di partenza. Se uno non ci crede, insomma, non si fa poca strada. Sì. Senti, ti vorrei leggere questa frase. Sì. Alessandro Morandotti disse intorno al 1980: tutto sarebbe tanto più semplice se nascessimo con le istruzioni per l'uso e la data di scadenza. Pensi di aver interpretato alla lettera questa affermazione nella tua startup? Ma guarda, io sono una persona che non legge mai le istruzioni. Quindi cerco di utilizzare le cose e mi piace quando le cose sono intuitive, che non significa dire che sono semplici, ma che sono intuitive per chi le utilizza. E un po' questo concetto l'abbiamo ribaltato anche nella nostra app. Quindi usare la rubrica telefonica senza inventare nulla di nuovo,
fare un'app comunque facile da utilizzare, semplice da scaricare, semplice da registrare, eccetera, è una cosa che abbiamo proprio innata in questo progetto, ma anche insomma nel modo che abbiamo normalmente di lavorare. Certo, ci hai messo tanto per far capire la tua idea? Sì e no, dipende, verso alcune persone è stato istantaneo, anzi ti dirò che uno dei due business angel ci ha contattato, quindi non siamo andati noi a cercarlo, ma ci ha trovato su un sito in cui pubblicizzavamo la nostra app, ci ha contattato e ci ha offerto dei fondi, a che è stata una cosa veramente non particolare. Si poteva dire di no. Prima di andare in pubblicità passerei la parola alla nostra Costanza, che ti voleva fare una domanda. Sì. Ciao Alessandro, sono Costanza, lavoro nel settore legale e volevo sapere qual è il vostro mercato di riferimento. Ok, allora, il nostro mercato è composto sia da utenti privati, quindi qualsiasi persona che abbia degli oggetti usati da vendere o che costruisca degli oggetti e quindi desidera venderli a un pubblico, piuttosto che a degli utenti professionali, quindi che normalmente, quotidianamente vendono, quindi persone che hanno un negozio, persone che frequentano dei mercati, degli expo, delle fiere, noi ci rivolgiamo con la stessa app a entrambi. Quindi permettiamo il download gratis dell'app e poi nel caso di utilizzo, diciamo, a livello professionale, chiediamo il pagamento di una fee annuale. Molto molto interessante. Adesso, cari amici, vi lasciamo per pochissimo, ma rimanete con noi, torniamo subito. Cari amici, eccoci tornati a Sfida Vincente. Questa sera qui con noi una startup molto innovativa, siamo qui con la WOMS e col suo cofondatore e presidente Alessandro Zanet. Ciao Alessandro. Ciao. Bentornato. Allora, ci siamo lasciati prima, stavamo parlando appunto del mercato di riferimento, no? La nostra Costanza ti ha fatto questa domanda molto interessante. Quando parliamo di mercato di riferimento non si può non parlare, come dicevamo prima, dei concorrenti, sì. No? Voi sapete quali sono i vostri concorrenti, li avete individuati? Sì, è stato penso il primo passo che abbiamo fatto, nel senso ci siamo detti vediamo se qualcuno ha già fatto una cosa identica alla nostra. Poi ci siamo domandati, vediamo se qualcuno ha fatto una cosa simile alla nostra. Ovviamente la risposta è stata sì. Sì, ma già lo sapevamo. Abbiamo trovato veramente moltissime app sugli store, quindi sia sull'Apple Store che sul Google Play, che permettono la compravendita di oggetti, come per esempio siti, bacheche, eccetera. Però ci siamo accorti di tre punti, che nessuna di queste app è dedicata a quelli che noi chiamiamo i micro player, cioè piccoli commercianti, piccoli esercenti che non hanno degli strumenti di e-commerce tradizionali, non possono utilizzarli, e quindi con un'app che risiede sul cellulare, che è semplice da utilizzare, che è sempre con te, possono ovviamente fare foto, gestire le descrizioni, rispondere agli annunci continuamente durante tutta, certo, la giornata. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, non dimentichiamoci che i commercianti, le imprese, le piccole e medie imprese, gli elettricisti, piuttosto che, cioè veramente le piccole e medie imprese rappresentano il motore della nostra economia, cioè il 90% del PIL italiano è formato proprio da questi commercianti, da queste piccole e medie imprese, quindi aver creato un qualcosa che vada direttamente a offrire o comunque a coprire un bisogno dei commercianti ha un senso, voglio dire, no? Esatto, esatto. Quindi il dedicarsi a un'app dedicata a persone che sono il più delle volte costantemente in mobilità va da sé che dovrebbe essere veramente la scelta più corretta. E, oltre a questo primo punto, abbiamo visto che nessuna delle app presenti sugli store utilizza la rubrica telefonica, ma usa degli account o usa gli account Facebook. E questo secondo noi è un punto di debolezza. Il terzo aspetto è che nessuna di queste app
Sì. Beh, diciamo abbiamo beh, allora sicuramente abbiamo parlato prima dei vantaggi, no? della tua app. Tornando però, facciamo un attimino un passo indietro, tornando alla concorrenza. Quindi mi hai risposto, perché purtroppo, però non è vero, perché poi se la concorrenza è leale, in realtà ben venga che ci sia la concorrenza, no? Se dovessi dirmi, insomma, i vostri concorrenti arrivano a coprire una mano a livello nazionale oppure sono meno? No, sono sicuramente numerosi. Però terzo punto mi è venuto in mente, il passaparola. L'avevo detto prima. Siamo a sfida vincente, quindi voglio esatto. dire. Passaparola perché, come dicevo prima, è lo strumento fondamentale che convince, tra virgolette, le persone a comprare. È chiaro, perché io magari un amico, un cugino, insomma un parente, dico: ah guarda, ho scaricato questa app WOMS, funziona molto bene, sono riuscita a vendere, a comprare degli oggetti in modo semplice, comodamente da casa mia, senza dovermi nemmeno spostare. Quindi sicuramente il passaparola è un buon sistema, perché poi funziona molto, perché se te lo dice il tuo amico ti fidi, no? Del tuo amico, esatto. piuttosto che del tuo parente. Quindi non è, a livello di scelta strategica di marketing, sicuramente non è sbagliato. Sì. Senti Alessandro, voi proteggete in qualche modo a livello di know-how, a livello di protezione proprio intellettuale, il vostro servizio? Avete, non so, un brevetto piuttosto che qualcos'altro? No, abbiamo indagato, ma l'idea non era brevettabile. Quindi quello che stiamo facendo è cercare di essere veloci, di avere delle partnership molto forti e quindi riuscire a occupare una fetta di mercato e poi mantenerla. Quindi con la versione attuale il mondo delle app è un mondo vivo, quindi non possiamo assolutamente permetterci di utilizzare l'app che c'è adesso e dimenticarcene. Quindi va comunque mantenuta, vanno messe delle funzionalità aggiuntive, va studiato continuamente il mercato e magari è anche espanso a livello di tipologie di utenti che possono utilizzare l'app. Certo. Senti, qual è la struttura attuale? Ne abbiamo già parlato un po' prima, però mi piacerebbe analizzarla un pochino più nel dettaglio. La struttura attuale dei vostri azionisti? Allora, WOMS SRL è costituita da 5 soci. Oltre a me ad Andrea, cofondatori, il terzo socio è Domenico, che è uno dei business angel che ci ha supportato. Un altro socio è Lucas, un altro business angel. E poi c'è Donato, che è il nostro legale. Tutti uomini? Tutti uomini. Tutti uomini, sì. No, ma avremo prossimamente, insomma, tra l'altro fra poche settimane sarà con noi una startup donna, giovane, molto molto interessante, no? Lo dico, insomma, in quanto genere femminile, perché ben venga, insomma, che insomma, queste donne possono anche affermare le proprie idee. Dopo l'ingresso di questi investitori, no, di cui abbiamo parlato prima, quindi di questi business angel, facciamo un attimo un passo indietro per spiegare da casa a chi ci ascolta business angel, no, che è un nome un po' così detto all'inglese, all'americana, che cosa significa business angel, cioè un angelo del lavoro tecnicamente? Ma è un angelo del business, nel senso che è una persona che cala dall'alto e aiuta. Come un angelo, esatto, proprio. Esatto. E aiuta con un apporto finanziario, quindi investendo dei propri soldi di tasca sua, rischiando dei soldi di tasca sua, cerca di aiutare delle realtà, diciamo delle start-up nel nostro caso. Ci sono dei business angel che diciamo aiutano le startup solamente, tra virgolette, con dei soldi. Ci sono dei business angel che invece poi sono operativi all'interno della startup e quindi ricoprono dei ruoli anche di primo spicco e sono operativi proprio nella quotidianità. Nelle operazioni che si fanno. Quindi non solo investono, ma operativamente danno proprio una mano a questi giovani nel mandare avanti, diciamo, la società, l'azienda. Da quando loro sono entrati è cambiato un po' da livello operativo, insomma, la società? Sì, moltissimo. Prima ovviamente eravamo io e Andrea e io, e quindi tutte le decisioni, le scelte erano molto, molto più semplici e molto più veloci. Dal momento che si crea una SRL, ci sono dei capitali, ci sono delle aspettative, ovviamente cambia tutto il rapporto che c'è fra i soci, perché c'è un rapporto comunque contrattuale, un rapporto legato da un investimento di capitali e di energie personali. Certo. E quindi, come dicevo prima, anche le aspettative sono di investire tutto questo
perché guardando un business plan, guardando un po', traguardando il futuro, ci si immagina che poi ci siano dei ricavi e via, via discorrendo. Bene, io darei la parola alla nostra Giulietta che ti voleva fare una domanda. Buonasera, io sono Giulietta, mi occupo di psicologia aziendale. Io volevo farle questa domanda: consiglierebbe ad un giovane di fare il suo stesso lavoro? Questa è una bella domanda. Direi di sì. Allora, sicuramente sì. Noi non siamo giovani perché abbiamo un po' di anni e un po' di esperienza alle spalle. E solitamente quando si parla di startup si parla di giovani universitari che prima di entrare nel mondo del lavoro addirittura lanciano la propria idea e lanciano la propria startup. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario, quindi siamo professionisti, liberi professionisti da decenni e nel momento in cui ci è venuta questa idea abbiamo deciso di ritagliare una parte del nostro tempo e dedicarla anima, corpo e soldi in questa avventura. Quindi la domanda che mi sorge spontanea è: quante ore lavori al giorno? Ma non teniamo il conto, diciamo che noi contiamo le ore che non lavoriamo. Alcuni dicono 25 su 24, no? 8 giorni su 7, è proprio così. Ma secondo me più che il numero delle ore è poi come vengono spese queste ore. Nel senso che noi abbiamo tutti famiglia, abbiamo tutti delle altre attività lavorative e quindi WOMS non è assolutamente un ritaglio di tempo, anzi molto spesso è l'attività proprio che ci coinvolge mentalmente durante la giornata. Però ci si rende veramente conto che una mezz'ora spesa concentrati, dedicati a questa attività equivale a una giornata in cui uno ogni tanto ci pensa, ogni tanto fa un'attività e via discorrendo. Quindi non è proprio un conto delle ore, come dicevo prima, contiamo le ore che non ci dedichiamo, certo. Ma è un lavoro diciamo a obiettivi, si dice lavorare a obiettivi, quindi entro oggi io so che devo fare alcune cose, altrimenti il progetto va lento, altrimenti l'investitore perde interesse, certo. E quindi che ci metta un minuto, che ci metta un'ora, è un'attività che deve essere fatta. Assolutamente sì. Beh, insomma, siete molto giudiziosi però. Senti, secondo te startup significa sacrificio o successo? Allora, in questo momento sicuramente sacrificio e speriamo nel successo, perché altrimenti non ne varrebbe la pena. Quando sono entrati gli investitori, ne parlavamo prima, cos'è cambiato? È cambiato non tanto il sacrificio, perché già prima dedicavamo molto tempo e molta energia a questo progetto, l'essere a capo di questa SRL comporta sicuramente una pressione superiore, perché tutti si aspettano che vada al meglio. Assolutamente sì, quindi tante aspettative, insomma, non solo dal vostro team interno, ma anche da tutti coloro che vi stanno intorno, che vi conoscono, assolutamente. Beh, cari amici, siamo arrivati, devo dire, al termine della nostra sfida vincente di questa sera, quindi io ringrazio molto Alessandro Zanette per essere stato qui con noi. A te, grazie. Grazie Alessandro, spero che insomma ci potrai tornare a trovare magari fra un po' di mesi, fra un po' di tempo, per raccontarci l'evoluzione di questa tua assolutamente molto interessante, molto bella e molto innovativa startup. Grazie. Grazie a voi. Cari amici, come sempre concludiamo con la nostra pillola di creatività detta da Muhammad Ali, che diceva: impossibile non è un dato di fatto, ma né un'opinione. Impossibile non è una regola, ma è una sfida. Impossibile non è uguale per tutti, impossibile non è per sempre. Grazie cari amici, vi saluto, vi ringrazio come sempre, vi do appuntamento alla prossima settimana, quindi al prossimo giovedì, sempre alla stessa ora e sempre con un'altra entusiasmante sfida vincente.